Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento che stai guardando questa lettura. Suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Adesso faremo una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele. Vi chiedo di mettere le mani sul cuore, di chiedere agli angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potreste anche scegliere più gruppi contemporaneamente, addirittura tutti e tre i gruppi. Va bene? Iniziamo a connetterci con gli angeli. Invoco la divina presenza di Dio, Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi stanno seguendo in questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la mia energia, le mie intenzioni, parole ed azioni e di elevare le mie energie, vibrazioni e frequenze, aiutandomi a sintonizzarmi nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio, Dea, Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo. A mischiare le carte, vediamo un po'. Abbiamo il gruppo A, problema risolto. Gruppo B, una pausa di silenzio. Gruppo C, supera i problemi. Ora vediamo. Gruppo A, abbondanza. Vediamo un po'. Gruppo B, aspettare per l'inverno, ok, il periodo invernale. Gruppo C, musica. Vediamo un po'. Carte degli angeli. Ecco qua. Nuovo partner per il gruppo A. Insomma, nel gruppo A è fortunato. Vediamo un po'. La tua guida divina è veritiera. Ok. Gruppo C, accettazione. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Gruppo A. I problemi si sono risolti, tutto è andato per il meglio, devi stare tranquilla, devi stare tranquillo perché assolutamente la situazione si è risolta o si sta per risolvere nel migliore dei modi. Hai veramente lottato tanto per raggiungere i tuoi obiettivi, per realizzare il tuo goal, il tuo sogno, quindi assolutamente tutti gli ostacoli, tutti i blocchi sono sciolti, c'è grande abbondanza per te, veramente abbondanza in tutte le sue forme, quindi nelle relazioni abbiamo visto un nuovo partner, può essere sia un partner a livello di coppia, quindi una persona giusta per te che sta arrivando, che è già
già arrivata, o potrebbe essere una partnership lavorativa o per realizzare il progetto, no? Che tanto hai a cuore. C'è veramente un'energia molto potente di abbondanza, nella tua vita, un'energia che ti porterà gioia, felicità, veramente ti porterà nuove amicizie, ti porterà il compagno, la compagna di vita, ti porterà anche ricchezza, quindi veramente un'energia molto positiva questa settimana, quindi cogli la palla al balzo, rilassati, goditi questo momento meraviglioso che sta arrivando, ok? Passiamo al gruppo B, una pausa di silenzio, sei invitato, sei invitata da parte degli angeli a meditare, a pregare, a entrare nel tuo silenzio, ad ascoltare la voce del tuo cuore che sa quello che deve dire, che ti può guidare, che ti può aiutare veramente. Hai proprio bisogno di uscire dal caos della vita di tutti i giorni ed entrare nel tuo sacro cuore. Questo veramente ti aiuterà a fare chiarezza, a trovare le risposte dentro di te. Il tuo progetto, quello che vuoi realizzare, diciamo che a livello di tempistiche divine sono diverse rispetto alle tempistiche nostre, che vorremmo tutto e subito, vorremmo realizzare tutto nell'immediato. Diciamo che la stagione invernale è il periodo più propizio, il periodo più giusto, quindi per investire, per materializzare questo progetto, per ricevere risposta a quelle che sono le tue domande. E quindi, se dentro di te sentivi e senti che questa è la direzione giusta, assolutamente gli angeli ti stanno dicendo di ascoltare la tua guida interiore, in quanto è una guida affidabile, va bene? Quindi le idee che ti sono venute, o l'idea che tu hai avuto, è un'idea veramente giusta, un'idea guidata dall'alto, va bene? Quindi devi proprio agire in quella direzione, perché questa è la via giusta per te. Ok. Andiamo nel gruppo C, è venuto il momento di superare i tuoi problemi, di uscire dal dramma, di uscire dalla lamentela e di agire nella direzione giusta. Tu sai cosa devi fare, tu sai di cosa hai bisogno, basta procrastinare, basta lamentarsi, basta sentirti impotente. Tu hai il potere di creare la tua realtà, hai il potere di trasformarla e hai il potere di superare tutti gli ostacoli, blocchi e i problemi che si sono presentati davanti a te. Magari hai bisogno un pochino di meditare, di pregare, di rilassarti, magari ascoltando anche della buona musica, in quanto ti può aiutare a connetterti con te stesso, con te stessa, e ti può aiutare a prendere delle decisioni importanti. È venuto anche il momento di accettare il presente così com'è, senza dolore, senza sofferenza. Lascia andare il passato, la gran parte al passato non ti serve. Se vuoi creare un futuro migliore, devi partire dal presente. È venuto il momento veramente di creare la realtà che tu vuoi, passo dopo passo, pensieri allineati, emozioni positive, gioia, allegria, spensieratezza. Veramente esci dal caos, non ti serve, allinea le tue energie, come un laser tu riuscirai a superare tutti gli ostacoli, tutti i tuoi problemi, a realizzare i tuoi sogni. Bene, prima di finire volevo chiedere all'Arcangelo Michele di mandarci un messaggio attraverso questo libro per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Chiedo protezione, guida ed assistenza. Insegui la luce, anima infinita, insegui la luce. Ovunque ci sia luce, ovunque si senta l'intensità favorevole dell'energia che spinge ed aiuta, è possibile lanciarsi con entusiasmo. Non abbandonare la tua luce e tutto continuerà a muoversi nel migliore dei modi. Bellissima questa lettura. Io vi auguro una settimana piena di luce, di abbondanza, forza e coraggio per realizzare i tuoi sogni e per superare gli ostacoli. Fidati della tua guida interiore e tutto andrà perfettamente.
per il meglio. Io vi saluto, vi abbraccio. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o senza le carte come connessione diretta. Facilito le sessioni di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce che possono portare vere e proprie trasformazioni a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove tu hai più bisogno e nel modo più giusto per te, per il tuo massimo. Bene, volevo dirvi che il prossimo corso di 2 mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce online da casa, dal vivo però, inizierà a maggio, il 17 maggio, mercoledì 17 maggio alle ore 20:30 per 9 settimane, dove imparerai tutto sul riequilibrio energetico, imparerai logos healing e riceverai 4 sessioni di riequilibrio energetico da parte mia. Contattami così ti spiego meglio, per ricevere maggiori informazioni. Abbiamo anche il corso di connessioni angeliche a giugno, va bene? Adesso non ricordo se è il secondo o il terzo weekend di giugno. Trovate tutte le informazioni sul mio sito connessioniangeliche.com, va bene? E invece per quanto riguarda l'evento dal vivo in presenza per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, se ne parlerà a settembre, la terza settimana di settembre. Quindi io vi saluto il weekend, quindi sabato e domenica imparerete tutto sulla guarigione e sabato, domenica, lunedì e martedì ci sarà anche il seminario di connessione al sé superiore e riceverai la tua connessione al sé superiore personale. Contattatemi per informazioni. Le informazioni non si pagano. Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao ragazzi, ciao ragazze.